Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. È ormai giunta la 12ª edizione la festa dei Bisi che si è svolta a Baone dal 21 al 25 maggio. Tavolate imbandite, spettacoli, mercatini, mostre, concorsi ma anche convegni, incontri con gli operatori e con il grande pubblico sul rinomato legume locale, sulla sua coltivazione, sulla conservazione e il suo uso in cucina, hanno animato la manifestazione, organizzata dalla Proloco di Baone in collaborazione con il Comune e con l'associazione Bisi e Bisi. Il presidente della Proloco di Baone, Paolo Bottaro, ci racconta cosa rappresenta la manifestazione per il paese. La festa è un completamento di un percorso. L'ultima settimana di aprile, il mese di maggio, è dedicato ai piselli. Abbiamo avuto prima di questi 5 giorni di festa 2 settimane che abbiamo proposto i piselli a tavola. Hanno partecipato una ventina di ristoranti, agriturismi, che hanno proposto a tavola i piselli. Quindi abbiamo fatto questa iniziativa proprio per avvicinarci poi ai 5 giorni di festa, con all'interno varie iniziative, dal concorso dei spaventapasseri al concorso dei piselli, quindi con dei vincitori, concorso dei spaventapasseri rivolto ai privati, alle scuole primarie, poi abbiamo un concorso rivolto ai cuochi, cuochi locali, gente che si diletta ai fornelli, quindi stiamo riscoprendo quelli che erano i valori fondanti della nostra civiltà locale, contadina anche se vogliamo, quindi questo è sicuramente un bene. Anche il sindaco di Baone, Francesco Corso, ha messo in evidenza il forte legame tra la festa dei Bisi e il Sì, territorio. una tradizione ma anche un successo confermato di anno in anno. Sono 12 anni che viene realizzata questa iniziativa e ogni anno è un passo in più, un passo che afferma, ecco, il successo di questa iniziativa che si basa soprattutto sulla valorizzazione di un nostro prodotto che sono i piselli, i Bisi di Baone. Ma non soltanto sul prodotto, c'è anche in tutti questi anni l'affermazione di un attaccamento alla nostra terra, ai nostri prodotti, al bisogno di valorizzare queste ricchezze. All'organizzazione della manifestazione ha contribuito anche l'associazione Bisi e Bisi, nata un anno fa. L'associazione è nata lo scorso anno, è nata di conseguenza a un progetto che stiamo portando avanti con il Parco Regionale dei Colli Eugani sulla valutazione di quali possono essere le migliori varietà da poter coltivare nel nostro territorio. Da 12 anni che facciamo questa festa e abbiamo iniziato da subito a fare questo concorso perché crediamo che bisogna valorizzare in questa maniera la produzione, che è una produzione tipica dei nostri colli, della nostra area sud degli Eugani. Vede anche il coinvolgimento non solo delle aziende agricole, ma anche del lobbista. Dobbiamo ricordare che i piselli effettivamente sono coltivati da tutti in questa zona, anche da chi ha l'orto familiare piccolo. In un periodo di forte crisi come quello che l'economia globale sta attraversando, l'attaccamento al territorio, ai suoi prodotti, alle sue tradizioni è sempre più forte ed indispensabile. Anche in questo, la festa dei Bisi di Baone si è dimostrata un'ottima vetrina per i cibi, per la cultura e per l'economia locale.